12 e 23 minuti in questo istante, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è venerdì 14 febbraio, buon San Valentino a tutti, ma insomma un San Valentino buono spero per le coppie che ci stiano seguendo, un po' meno per la qualità dell'aria di Milano. Vediamo subito in diretta la qualità dell'aria di oggi, eccola qua, 50 sono i picogrammi al metro cubo di PM2.5, che in questo momento Arianna, la nostra... Il nostro vaso di Wise Eye, un posto in Piazza Sempione, sta respirando l'aria di Milano e ci dà questo dato in tempo reale, 50. Ricordiamo che solo due giorni fa eravamo a 1, quindi insomma pensate come ci vuole davvero poco per di nuovo riportare l'aria di Milano a dei livelli di allerta e respirabile, c'è poco da fare. Vedete, infatti oltre i 50 viene definito pessima la qualità dell'aria di Milano. Ma adesso entriamo nel vivo della nostra trasmissione. Quest'oggi parliamo di infanzia, ma non solo, perché parliamo con una cooperativa sociale che è insomma storica del territorio del milanese. Parliamo di Coinè e qui con noi abbiamo Alessia Minuz, coordinatrice prima infanzia di Coinè. Buongiorno Alessia. Buongiorno. Benvenuta, grazie mille di essere con noi. Dicevo, Coinè è insomma una cooperativa che è sul territorio ormai da tanto tempo, un nome storico appunto delle cooperative del territorio del milanese. Però raccontaci un po' appunto come nasce e che cos'è Coinè per quelli che sono per i più distratti. Buongiorno, cooperativa Coinè è una cooperativa che è attiva da oltre 25 anni, che ha un corpo sociale di quasi 400 soci, che opera nell'area dei servizi dedicati alla persona. In particolare si occupa di educazione alla prima infanzia, di educazione per i minori e famiglie, educazione ambientale. È una cooperativa che sta diventando grossa, perché effettivamente lavorare ed essere in quasi 400 soci significa veramente avere molti servizi. Lavoriamo in tanti comuni, lavoriamo quasi in 100 comuni, in 5 province e prevalentemente nella provincia di Milano. 400 soci, quindi tantissimi lavoratori appunto soci di Coinè, che avete però ultimamente insomma preso e detto dobbiamo parlare, sediamoci intorno a tavola e parliamolo tutti insieme, perché avete voluto creare una sorta di manifesto vero e proprio di quello che secondo Coinè è la prima infanzia, facendolo però tutti insieme. Quando si parla appunto di partecipazione, in questo caso è davvero fatta in una maniera completa, perché mi dicevi prima fuori onda, cioè chiunque, tutti i lavoratori hanno partecipato a questa costruzione appunto di questo manifesto, non solo ovviamente non so l'educatore che verrebbe classico da pensare, ma anche proprio l'ultimo che magari semplicemente passa nelle aule perché deve sistemare le aule, perché ha quei compiti più magari di manutenzione, ha comunque contribuito. Come ha funzionato questo? Perché e come ha funzionato questo processo? Allora, perché? Perché lavoriamo in servizi molto diversi, molto distanti. Ci sono servizi che sono comunali e servizi che sono aziendali, ci sono servizi recenti, giovani e servizi invece storici, quindi c'è stata un po' la volontà di provare a dire bene, ma come sono i nostri servizi? Proviamo a raccontarli, e provare a raccontarli da chi ci lavora tutti i giorni è sicuramente per noi un buon modo di descrivere, di far sentire che cosa per noi sono i servizi dedicati alla prima infanzia. Quindi, come hai detto tu, ci siamo veramente messi intorno a un tavolo, ogni servizio si è messo attorno al tavolo, c'erano quindi gli educatori, c'erano le persone ausiliarie, le colleghe ausiliarie, la cuoca, la responsabile pedagogica, perché in ogni servizio negli ultimi anni le funzioni di coordinamento sono esercitate da coordinatore, da responsabile pedagogico, e lo stimolo è stato un po' quello di provare a raccontare per ciascun operatore che cos'è il servizio in cui lavora, di provarlo a raccontare con tre parole. L'unione delle parole dei gruppi, sì, di lavoro ha formato delle nuvole di parole che hanno provato a descrivere quindi il singolo servizio. C'è stato poi lo sforzo di raccontare tutti i servizi, sì, di Coinè, e quindi effettivamente ci siamo resi conto che ci sono delle parole ricorrenti che sono presenti in tutti i servizi, e queste parole le abbiamo provate a riassumere in quello che vuole essere un po' il nostro manifesto. Perché ci racconti, perché ci identifichi, perché provi un po' a descrivere soprattutto alle famiglie che poi vengono a trovarci all'interno del servizio che cosa per noi è importante e fondamentale.
E abbiamo visto infatti il manifesto appunto della prima infanzia di Coinè con questi 8 punti. Io andrei a vederli nello specifico a questo punto, Kilian, andiamo pure nello specifico a vederli uno alla volta, nel senso che è molto interessante così, però magari ci soffermiamo su alcuni che mi spiegherai meglio. Però appunto il primissimo che voi avete, allora questo qui è quello ad esempio che voi avete chiamato gesti dedicati della cura. Sì. Gesti dedicati della cura. Ecco, in realtà appunto il lavoro dopo che sono state identificate queste parole ha portato nuovamente a ritrovarsi intorno a un tavolo, sempre con una rappresentanza di persone che lavorano nei nostri servizi, quindi un piccolo gruppo di educatrici, un piccolo gruppo di ausiliari, una rappresentanza di cuoche, una rappresentanza di coordinatrice di responsabili pedagogiche, per provare a raccontare meglio queste parole chiave. Ed è stato poi importante provare a collegare un'immagine a quello che per noi era il valore. Gesti dedicati alla cura, della cura significa che per noi innanzitutto la cura è un elemento che è un po' imprescindibile nei servizi dedicati alla prima infanzia. Servizi dedicati alla prima infanzia che sono quei servizi che ospitano le famiglie con bambino 0-3 anni. Quindi parlare di cura significa avere un'attenzione che è precisa, attenta anche nel singolo gesto che quotidianamente un'educatrice, ma non soltanto l'educatrice, anche la cuoca o una responsabile ausiliaria, una collega ausiliaria, ha nel relazionarsi con ogni bambino. Ce ne sono tanti, diciamo, sono 8 i punti che avete trovato. Ci sono alcuni che poi mi fanno... c'è uno che dice esperienza di stupore all'aria aperta. Cosa significa questo? Significa che per noi è importante proporre proposte, scusate, sì, gioco di parole, che siano proposte fuori. Fuori accadono delle cose. Fuori c'è un luogo che è sicuramente diverso da quello che è all'interno in un servizio. Mi stai dicendo che usciamo. I bambini non escono di loro, se no? Tendenzialmente non è così scontato che i bambini molto piccoli possano stare fuori. Per noi è importante creare occasioni affinché i bambini possano uscire. Innanzitutto perché il fuori naturalmente dà la possibilità ai bambini di vivere esperienze differenti, nuove, complete. Ci sono dei suoni, ci sono delle possibilità che all'interno dei nostri servizi, anche progettando e pensando, strutturando degli spazi in un certo modo, comunque non si riescono a proporre. Il fuori dà delle possibilità emotive significative. Fuori permette ai bambini di stupirsi, e lo stupore è assolutamente una condizione emotiva importante per i bambini, perché permette loro di fare apprendimenti significativi. Provare a sperimentare che cosa significa avvicinarsi a una pianta, toccarla, toccare una corteccia, vedere che sulla corteccia ci sono delle formiche, che sotto nelle radici ci sono anche degli animaletti che magari non è che piacciono così tanto e magari fanno paura, sì, che magari creano un po' di emozioni non così positive, sono sicuramente delle esperienze che dentro difficilmente si possono proporre. Quindi il dentro e il fuori che completano un'esperienza che per noi è significativa di benessere per i bambini. Sicuramente è importante raccontare che cosa i bambini fanno, perché il nostro uscire con i bambini dei nostri servizi ha portato a ripensare, a progettare i nostri giardini fuori in un certo modo. Abbiamo tolto quelli che sono magari degli oggetti che prima i nostri giardini avevano, che potevano essere degli scivoli di plastica, sì, per ripensarli, riprogettarli, per permettere un po' di avere quello stupore collegato a dei materiali naturali che abbiamo riportato nei nostri giardini. E raccontarlo ai genitori è importante, perché non vengano in qualche modo fraintese quelle che possono essere le nostre possibilità offerte ai bambini. Tutto questo è un percorso che si è concluso in realtà qualche settimana fa, ma che è iniziato da lontano, più di 6 mesi di lavoro più o meno, per finire poi in un bellissimo convegno il 25 gennaio. Com'è stato questo percorso e com'è stata poi la chiusura? È stato emozionante, emozionante perché è stato un lavoro intenso, 6 mesi di lavoro che ha portato sicuramente a uno sforzo, a un riguardarsi internamente, a un provare a cercare di tradurre quello che per noi sono valori e
che devono comunque in qualche modo, per essere funzionali, devono essere comunicati e spiegati e condivisi con, ripeto, con le famiglie che effettivamente ci incontrano nei nostri servizi. Emozionanti perché non capita, anche se abbiamo 27 anni di esperienza, non è capitato tante volte di fare un convegno in collaborazione con l'Università Cattolica. Non capita tutti i giorni, a noi non è mai capitato di avere più di 300 iscritti a questo convegno, sicuramente molti colleghi, ma anche molte persone esterne che hanno trovato interessante questo lavoro, hanno trovato interessante vedere comunque anche dei consulenti che in realtà sono consulenti che collaborano con noi costantemente nella formazione, ma che hanno portato pensieri, interventi in linea con quello che rappresenta un po' il nostro manifesto e quindi il nostro modo di vivere i servizi dedicati alla prima infanzia. Quindi emozionante, mi viene da ripetere. E di emozioni parla anche uno dei punti che negli 8 punti fu un punto del vostro manifesto. Con un gioco anche di parole, Kilian, se riesci a trovarmelo nelle tue grafiche, è il sostare nelle emozioni per conoscersi. Con questo sostare che non è solo un fermarsi, ma anche appunto uno stare. Uno stare dei bambini e uno stare delle educatrici. Lo stare dei bambini perché le emozioni si vivono. E le emozioni non sono solo emozioni positive, sono emozioni anche impegnative, ed è importante riconoscerle, è importante farle vivere, è importante permettere al bambino di stare, perché questo stare permette al bambino di regolare e quindi di affrontarle. Quindi un bambino che in qualche modo è accompagnato ad essere consapevole delle emozioni differenti che prova quotidianamente è sicuramente un bambino che imposterà, mi viene da dire, una società sicuramente differente. Per noi è importante essere accanto, non è facile essere accanto alle varie emozioni dei bambini. Sicuramente usiamo la lettura di libri e di albi illustrati come un momento che permette al bambino di fermarsi e di conversare delle emozioni che si provano. Tanti i punti del vostro manifesto, quali sono altri punti a cui tu sei maggiormente, diciamo, magari affezionata, anche poi a cui ci tieni tanto a portarli avanti, in cui credi particolarmente e fortemente? Allora, io credo fortemente nello stare fuori, anche perché appunto Coinè è sicuramente una cooperativa che lavora con la prima infanzia, ma anche, come dicevo un po' all'inizio, sicuramente un'area di competenze che è quella dell'educazione ambientale. Quindi secondo me è uno dei punti che permette di vedere quella vicinanza che i nostri colleghi educatori ambientali hanno da oltre 30 anni di stare fuori, e quindi c'è quella contaminazione interna che secondo me porta bene, insomma. Sarà perché ci chiamiamo Milano il News, no? Quindi insomma il territorio per noi è fondamentale, ma c'è l'ultimo punto che a me ha colpito tanto, no? Perché sembra quasi un manifesto politico a quel punto, che dice proprio una cosa molto interessante, che dice: nel territorio, per lo sviluppo di una comunità educante. Quindi scendere, diciamo, proprio nella propria terra, nella propria sotto casa, nel proprio marciapiede, conoscere il proprio territorio e la propria comunità serve per crescere nella propria comunità meglio? Serve perché assolutamente si fanno percorsi insieme. E si condividono dei progetti e si raggiungono in questo modo, come comunità educante, degli obiettivi. E quindi è sicuramente il fatto di quasi coprogettare con il territorio eventi, iniziative, permette effettivamente di fare esperienze significative. Dove possiamo trovare tutte le informazioni di Coinè, come possiamo fare appunto per seguirvi meglio, e se avete qualcosa anche nei prossimi mesi che possiamo seguire proprio anche fisicamente, allora, diciamo? Allora, sicuramente nelle prossime settimane siamo qui a Milano perché partecipiamo alla Civil Week, quindi questo primo weekend di iniziative. Noi abbiamo una decina di iniziative nei nostri servizi, prevalentemente di Milano, quindi siamo nel servizio Golgi Radaelli, al servizio Asilo Nido RCS, siamo anche all'Abbazia di Chiaravalle, con la proposta appunto di eventi collegati alla Civil Week. Siamo anche a fare la cosa giusta, perché da 17 anni gestiamo servizi all'interno
all'interno di Fa la Cosa Giusta, e nello specifico negli ultimi anni gestiamo lo spazio Nursery, quindi siamo lì. Sicuramente per essere aggiornati vi suggerisco di guardare la nostra pagina Facebook e il nostro sito, dove c'è appunto un aggiornamento costante di iniziative, eventi e tutto quello che ci riguarda. Perfetto, adesso io davvero ti ringrazio tantissimo per la nostra chiacchierata. Diciamo appunto tutte poi le varie coordinate per seguire meglio Corinne le trovate sul nostro sito, nella diretta, nei commenti, quindi qualsiasi domanda poi la rigiriamo nel caso. Ah, siete praticamente, mi dicevi, ovunque in realtà. Nel senso, sì, la nostra sede è a Novate Milanese, però okay. Siamo ben radicati. Siete radicati praticamente ovunque in Milano e nella grande città metropolitana di Milano, e poi dicevi anche altre 5 province, nel senso, sì, quindi sì, sì. Comunque siete veramente in tantissima, in buona parte del territorio, tantissimi servizi che fate, perché veramente fate servizi a persona di tutti i generi, no? Oggi abbiamo parlato espressamente di prima infanzia, ma credo che appunto, come dicevi, avete servizi che spaziano ovunque, no? Esattamente, da centro di protagonismo giovanile, piuttosto che appunto lavoriamo con le scuole per fare educazione ambientale, quindi sì, effettivamente abbiamo tanti servizi. Quindi c'è per tutte le età anche, non solo per la prima infanzia. Oggi vi abbiamo presentato alcune delle peculiarità, appunto le 8 peculiarità, come le chiamate voi, della prima infanzia di Koinè, però vero, rimanete collegati e seguite, perché ci sono tante le novità e tanti i servizi che Koinè dà sul territorio. Io, Alessia, davvero ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi. Complimenti per questo grande lavoro che avete fatto, che può anche insegnare molto anche ad altri come lavorare in davvero comunità e cooperazione reale, non solo sulle parole. Quindi davvero grazie. Complimenti a Alessia Minuz, coordinatrice della prima infanzia di Koinè. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come sempre, ritorna lunedì con una puntata di Good Morning Milano. Buon San Valentino ancora. Questa sera ritorna lo sport in rete con una nuovissima puntata in compagnia di Gianmarco Duina e i suoi ospiti, per parlare di sport popolare e sport che mette in rete realtà sociali della nostra città. Io davvero vi ringrazio tantissimo per averci seguito. Buon weekend a tutti, alla prossima.